Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Ivan Ridoni. In questo nuovo episodio giochiamo a Resident Evil Zero, il nostro primo horror. Quindi, cominciamo! Resident Evil Zero. Vi lascio guardare la presentazione. A midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Leave after me. Really? Do you think so too? Yeah. Do about it. We should hold off for a while. But I wonder how those RNP people. It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure! Emergency landing! Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Train.
Ed eccoci qua. La porta è chiusa, impossibile tornare indietro. Allora, che sta succedendo? Noi facciamo parte di questa squadra che stava indagando su una serie di omicidi intorno a Raccoon City. Si è ritrovato a fare un atterraggio di emergenza per un guasto al motore dell'elicottero e mentre stavano indagando nei dintorni hanno trovato questa macchina capovolta con a bordo delle guardie uccise che stavano trasportando un detenuto per la sua esecuzione, era condannato a morte. Ora la squadra penso sia convinta che queste guardie siano state uccise da questo detenuto Billy Cohen. Nel frattempo che noi ci guardavamo attorno abbiamo trovato questo treno. Treno fermo in mezzo a nulla e siamo saliti a bordo per indagare. E il gioco comincia. Noi stiamo giocando ad una versione, alla versione di Resident Evil Zero per GameCube, quindi niente grafica HD. A proposito, abbassiamoci qui perché altrimenti... Bene, noi siamo Rebecca Chambers. Vediamo un po', riprendiamo anche la mano con i comandi del pad del GameCube. La porta di accesso al vagone ristorante è chiusa, non puoi entrare. Va bene. Ah, a proposito, riproviamo anche i comandi. Dunque, si cammina, con B si corre, giù e B, ok, si fa l'inversione. Poi, tasto Z, vediamo la mappa. L1, non succede nulla, R1, miriamo, E, X nulla, Y, controlliamo il nostro inventario. Ok, direi che possiamo cominciare. Ci sono gli sfondi pre-renderizzati, ma sono fatti veramente bene. Sempre calcolando che stiamo comunque giocando su un GameCube. This is Officer Chambers from Star's Bravo team. Please identify yourself. Is someone there? Oh. When a similar plan was set up, the local government stepped in and took all. Ed ecco il comitato di accoglienza. Allora, attenzione. Spariamo subito. Non ci facciamo prendere dai primissimi zombie. Ok. What just happened? I thought they were dead. Non sono così tanto morti come sembra, eh. Dunque, non possiamo fare la ricarica veloce, vero? No, qui stiamo ancora ai primi giochi, quindi abbiniamo i proiettili alla pistola. Però lo guarda, non vorrei che si rialzasse. No, va bene. Fuori la pioggia si sta rapidamente trasformando in diluvio. Ti pare che non ci poteva stare anche la pioggia. Dunque, noi procediamo cauti perché non so a cosa stiamo andando incontro. Sono anni che non ci gioco e tra l'altro non l'ho neanche finito. Forse questa potrebbe essere l'occasione per rimediare. Ok. Non sembra di essere nulla di utile. Ah, è un piccolo dettaglio di questo gioco è che ci sono svariati errori di ortografia. Qui c'è un biglietto. Diario del passeggero. 14 luglio. Oggi il capo ha impartito degli ordini. Abbiamo il compito di condurre delle indagini sui resti del laboratorio nelle montagne Arklay. Siamo divisi in due squadre. Il nostro è il gruppo iniziale e dobbiamo indagare su ciò che resta delle ricerche abbandonate. 16 luglio. Purtroppo la produzione preliminare di armi bioorganiche tipo Y-139 ha dovuto essere interrotta a causa di queste indagini. Paura, eh? Lo stesso vale per quelle di tipo Y-139, che mi sembra lo stesso tipo di prima, ma va bene. È ancora molto ciò che non sappiamo sulle reazioni al crostaceo virus T. Ah, è da qua quindi che è cominciato tutta quella faccenda. Ci sarebbero ancora moltissime interessanti ricerche da condurre in merito. In base alla specie e all'alimentazione somministrata, dosi anche minime di virus T possono provocare notevoli mutazioni in fatto di solidità, dimensioni, moltiplicazione di tossine interne e sviluppo cerebrale. Assumendo il controllo di questi effetti si avrebbe la possibilità di produrre un'arma potentissima. Ma dallo sviluppo improvviso dell'involucro deriva una conseguente fragilità. Soprattutto, alcune aree divengono estremamente vulnerabili.
Ed è ancora più grave, e ancora più grave è il fatto che una di queste aree è il guscio che protegge il cranio. Questo laboratorio in cui ci stiamo recando stava conducendo le stesse ricerche? Ci sarebbe senz'altro utile per raccogliere dati e campioni in grado di aiutarci nelle nostre ricerche. 19 luglio. Il giorno fatidico si sta finalmente per arrivare, ed io sono sempre più agitato. I giornali e le televisioni locali di Raccoon City abbondano di notizie relative a strani omicidi avvenuti nei sobborghi della città. Ma non posso credere che la causa sia di ciò sia il virus, anche perché se lo fosse... No, non posso pensarci adesso, devo concentrarmi sulle indagini e fare in modo che tutto vada per il meglio. Preso diario del passeggero. Ok, quindi questo qui in pratica era un treno di ricercatori, immagino. Qui c'è un cadavere morto e abbiamo trovato le munizioni per la pistola. Oh, qui c'è anche lo spray curativo. Spray di pronto soccorso, bene. Qui non penso ci sia altro. E allora usciamo. Ok, scendiamo verso giù, che poi con questa impostazione a telecamera fissa non riusciamo a vedere cosa abbiamo davanti, quindi siamo estremamente vulnerabili a qualsiasi cosa. Oh, ok, questa è la stanza di salvataggio. Non sembra di essere nulla di utile. Questo è il nastro inchiostratore. Però a questo punto no, non lo prendiamo ancora, non voglio salvare subito. Visto che in questo gioco i salvataggi sono limitati, qui ci sono... C'è una pianta, bene. L'erba verde. Qui ho visto altri proiettili. Sì, per questioni di continuità e di velocizzazione sto giocando la modalità facile, così non rimarremo mai bloccati troppo a lungo in determinati posti. Ordini investigativi. Macchie di sangue, alcune parti sono illeggibili. 8 miglia a nord di Raccoon City, nelle montagne Arklay, si trova il centro di addestramento della nostra compagnia, sì, sicuramente le macchie di sangue coprono parte del testo. È stato chiuso anni fa. Al momento stiamo conducendo uno studio preliminare volto alla riapertura del centro. La prima unità investigativa si trova già sul posto per avviare le ricerche. Esigo che il vostro capo squadra fornisca il supporto necessario. I seguenti ordini sono William Birk e l'unità investigativa. Il resto è lacerato e illeggibile. Va bene, preso ordini investigativi, qui non sembra esserci altro e allora andiamocene. Scendiamo. Ok, sembra tutto... Madonna, questi angoli. Oh, mi sono incastrato. E dai. Qui c'è un'altra porta. È chiusa e non può essere aperta. Sulla porta si legge ufficio del conducente. Va bene. Qui? Qui c'è un dispositivo leggi schede. Sembra che la porta si aprirà utilizzando la scheda giusta. Ah! Ecco, guardate, Questo si alzerà sicuramente appena l'ho preso. Il corpo di questo inserviente è stato orribilmente sfigurato. Ha in mano un oggetto. Chiave del treno. Bene. Ah. Questo è il detenuto. Billy Cohen. Billy. Lieutenant... So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. Come te non me li piace. I'm afraid our little chat time is over. Ma che cavolo di traduzione è? Wait, vabbè. You're under arrest. Sì, vabbè. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Caruccia. Arco disse. Chi è? Edward. Ah. Edward. Are you all right? Stai bene? What happened? No, tranquilla, io entro sempre così. Worse than... We can't. You must be careful, Rebecca.
full of zombies and bene. Monsters. Zombies and monsters. Ma quelli che hai combattuto fino adesso che cos'erano? Carne macinata? Porco disse! No, il cane. Perché sempre i Doberman? Non poteva essere un chihuahua o un barboncino? No, sempre Doberman. Ok, pronti a sparare? Via, via. Becca. Dove sei? Lo sento camminare. Via. Oddio, oddio. Maledetto cane. Ancora ringhia. Porca miseria. Dunque, qui abbiamo questo si alza. Qui non c'è nient'altro. Qua dietro? No, va bene. Allora torniamo giù. Oh, che bella posizione. Edward, eri così felice solo poche ore fa. Hai in mano un oggetto. Proiettili. Bene. Ah, giusto, ricarichiamo. Abbina e vai. C'è rimasto uno spazio nell'inventario, A proposito, ma io posso giocare con gli stick o anche... Ok, posso giocare anche con le freccette, solo che sono talmente piccole. Ah, poi noi abbiamo questa chiave. Chiave del treno. Tocca vedere che porta apre. No, qui siamo tornati nella vecchia stanza. Ah, c'era una porta chiusa nella prima camera, cioè nel primo vagone dove siamo entrati. Sicuramente sarà quella. No, avevo visto. Ma non v'avevo ammazzato a tutti, a voi. Sei morto? Passi. Oh, ce ne sta un altro. Vabbè, finché sta a distanza di sicurezza, siamo tranquilli. Non sento altri passi. Quello è morto. Cioè, in realtà sono tutti morti, però vabbè. Ah, che poi qui si sale, tra l'altro. Qui? Che c'è? Qui dietro? Qualche oggetto nascosto? I bagagli sono sparsi ovunque. Qui c'è una finestra. Oh, attraverso la finestra scorgi una scala rotta. Non è di nessun aiuto al momento. Ok, allora andiamo qui. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cullen killed as many as 23 people. Bene. 23 people. We've also confirmed that he was institutionalized. So keep your guard. Un ladro dei tacchini, insomma. Già incontrato. Enrico! Captain! Hello? Hello! Ok. Proseguiamo. Qui è tutto tranquillo, ok. Ah! Dove cacchio stavi? Vai! A morì ammazzato un'altra volta. Oh, oh. Questa è la più resistente, eh? Ricarichiamo. Hai usato la chiave del treno. Non hai più bisogno di questa chiave. Gettarla via? No, guarda, me la tengo per ricordo. Sì. Ok.
E che cacchio? It's gonna be dangerous from here on in. Ma me fa dei colpi. Cooperate. Perché non cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think there's any chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Chambers. Officer Chambers to you. Well then, Rebecca. Non l'ha proprio calcolata. Go and try while I wait here. Perché non vai a provare mentre io aspetto qui? Ma porca miseria, ma procedete appaiati insieme a braccetto e apritevi la strada, no? Vi dovete separare. Perché c'è questa concezione? Qui c'è un foglio. Avviso ai supervisori. Dopo aver chiuso il vagone ristorante, i supervisori sono richiesto a spegnere l'apertura automatica delle porte dopo essersi assicurati che tutto il personale abbia abbandonato il vagone. L'interruttore principale delle porte automatiche si trova sul tetto del quinto vagone. Le ispezioni avranno luogo quando il treno sarà all'interno del deposito. Dopo aver compiuto le ispezioni, utilizzare la scala sul retro del secondo piano del vagone ristorante. Umbrella Corporation, Dipartimento di Manutenzione. Niente, tu resti qui. Sì, andiamola da sola, tanto voglio dire, una ragazzina. Sembra di essere una porta automatica. Ora manca la corrente, quindi non può aprirsi. Va bene, quindi dovremo ripristinare la corrente. Comunque, questo video è durato abbastanza, io direi di andare a salvare. No! Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Bene. Non possiamo andare a salvare, ok. Vabbè, dai, questo è il capitolo introduttivo, c'è stato il video di mezzo, possiamo farlo durare un po' di più, dai. Certo, se quello si fosse tolto dalle scatole. Un ristorante. E qui che c'è? Ah, proiettili per cena, contengono molto ferro, mi hanno detto. È chiusa a chiave dall'altro lato. Che cos'altro possiamo? Sul tavolo c'è un pasto consumato a metà. Pasta consumata a metà, ok. Che è? Signore! Ma come manteniamo la calma? Signore? Non la prenda male, su. Excuse me, sir. Sir. Ma che schifo. No. Brutto schifo. Ok, allora prendiamo immediatamente le distanze e cominciamo a sparargli addosso tutto quello che abbiamo. Prendi. Credo di lo dovrei stare colpendo. Sicuramente sì, ma non abbastanza. Mi ha smerdato. Gli schifetti insaccheratori. Una pacchia. Inquietante neanche poco. Who is that guy? Il treno sta partendo. Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? È meglio, eh? Well, I don't clue in, girl. Or maybe you like being worm bait.
All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Va bene. Fine. Now take these with you. Grande, alti proiettili. If you find anything, give me a call, all right? Ok. Ah, ok. Qui si può usare la modalità cooperativa. Cioè, i personaggi possono cooperare per darci una mano. Ricorda, i nomi dei pulsanti possono cambiare in base al tipo di controller selezionato. Cambio del personaggio è un sistema che ti permette di controllare i due personaggi principali, Rebecca e Billy, e di utilizzare le rispettive abilità per progredire nel gioco. Il personaggio che controlli viene identificato col nome di protagonista, il personaggio che non controlli assume invece il nome di compagno. In genere, il compagno si muove indipendentemente. Per controllarlo puoi usare lo stick C. Ah, quindi li posso controllare anche in contemporanea? Non ricordavo. Selezionando compagno nella videata di stato potrai dare istruzioni al personaggio. Solo, entrambi i personaggi si muovono indipendentemente e credo che manterrò questa. Squadra, il compagno si sposta insieme al protagonista. Anzi no, forse invece mi sa che è meglio che me lo tengo vicino. Attacco, il compagno attacca automaticamente, inattivo il compagno non eseguirà alcun attacco. No, teniamolo che attacca. Puoi inoltre premere il pulsante start pause per alternare azione indipendente e combinata. Premi il pulsante X mentre visualizzi la videata di stato per alternare i due personaggi. Per superare i vari ostacoli dovrai valutare le circostanze e cambiare personaggio se necessario. Quando il compagno ti è vicino è possibile scambiarsi gli oggetti nella videata di stato. Scegli l'oggetto dalla scatola del protagonista e quindi seleziona il comando scambia. Oh madonna quanto la fate lunga! Allora, Rebecca è uno dei membri della STARS ed è dotata delle seguenti caratteristiche. Può combinare oggetti correlati alle erbe, ma è piuttosto debole in fase difensiva. Può utilizzare l'apparecchio apposito per mescolare varie sostanze chimiche, quindi proprio crafting. Billy, un ex soldato appartenente al corpo dei Marine, possiede le seguenti caratteristiche. Non può combinare oggetti correlati alle erbe, ma è estremamente efficace in combattimento e può spostare oggetti pesanti. Entrambi i protagonisti moriranno se subiscono una notevole quantità di danni. Per questo, tieni sempre sotto controllo le loro condizioni fisiche. Se il compagno viene attaccato in un'altra stanza, userà la radio per cercare aiuto. Nel momento in cui ciò accade, cerca di andare in suo soccorso il più velocemente possibile. Alcuni puzzle non possono essere risolti da un solo personaggio. Se non riesci a progredire, prova a vedere se il compagno ti può essere d'aiuto. Bene. È interessante questa modalità cooperativa. Dunque, quindi adesso io se premo X, li scambio. Figo. Che cos'ha lui? Oddio, magari qualche proiettilino in più glielo possiamo anche dare, eh? Dunque, com'era? Per scambiare... Ah, ecco che serve L, ok. Quindi con Rebecca... Sì, ho capito, come faccio a scambiarmi? Scambia. Ah, ok, perfetto. Sì, però magari... così è meglio. Ok, vediamo un po' se c'era qualcosa in questa stanza. La sedia dove era seduto quel mostro è ricoperta da una sostanza gelatinosa. Qui c'è una scala, possiamo andare su? Qui c'è una scala. Sembra condurre al tetto. Salire la scala? Eh sì, dai. Facciamo quest'ultima parte e poi andiamo a salvare. E chiudiamo qui il primo episodio. Oh! Sai che freddo. Bello comunque, questo gioco ha una gran bella atmosfera, mi piace. Qui c'è un buco. Qui che cosa possiamo fare? Il cavo di alimentazione è stato scollegato. Ricollegare il cavo? E certo che sì. Là. Oh, abbiamo ripristinato la corrente, eh? E che cosa sta succedendo? Aio! Bene. Ah, però qui in compenso abbiamo parecchie munizioni. Mi sembra che ce n'era anche un altro. Sì. Ok. Ah, a proposito, con Billy quanto... 75 proiettili. Non è male, c'è anche una piantina medica.
e con questo ascensore potremmo scambiare i vari oggetti tra Billy e Rebecca, che in questo momento sono separati. Ah, qui c'è anche dell'altro. Chiave del treno. E cos'altro c'era? E lo spray di pronto soccorso. C'è qualcosa che costruisce la serratura e impedisce di girare la maniglia. Se avessi qualcosa di affilato, forse riusciresti a sbloccarla. Lui ha il coltello, non so se equipaggia. No, mi sa. Non è decisamente così. Magari così facendo. C'è qualcosa che costruisce la maniglia. Ok, direi che lui ha il coltello. Allora, in questo caso vorrebbe. Posso entrare anche con lei? No. Va bene, con Rebecca torniamo indietro. Forse avrei fatto meglio a lasciarla giù, però vabbè. Scendere la scala? Sì. Ok, sbrighiamoci. Tanto la strada dovrebbe essere spianata, salvo complicazioni. E andiamo a salvare. Il resto lo esploreremo poi. È inutile che mi faccio prendere dalla fregola. Magari scopro qualcosa di nuovo, continuo a giocare e non mi accorgo del tempo che passa. Porca miseria, mannaggia! Che colpo. Ecco, statene là dietro e non rompe. Mannaggia, mazza, però ho fatto bene. Fuori, dalle scatole. Dovremmo esserci, mi sembra che era questo il vagone. Eh sì, veramente bello, fatto veramente bene. Per un attimo mi è preso il dubbio, dico, vuoi vedere che non ho spazio sufficiente per prendere il nastro? C'è una macchina da scrivere, registrare i dati, yes! Slot A. Ok, ragazzi, io questo video lo chiudo qui. Spero che vi stia piacendo, grazie per la compagnia e vi do appuntamento al prossimo episodio. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e io per il momento mi fermo qua. Un grande abbraccio e ciao a tutti!